Sono stati due assist importanti e determinati, e assist importanti che ci hanno portato un pareggio a Monopoli e una vittoria in casa, e quindi credo che questa sia la cosa più importante. Dovremmo continuare su questa strada e per toglierci altre soddisfazioni. Siamo prodotto le giovanili della Juventus, guidate dall'ex giallorosso Giovanni Rossi. Cosa ti ricordi di lui o se puoi raccontarci un aneddoto? Giovanni Rossi l'ho avuto per un anno alla Juve e personalmente l'ho conosciuto, però non so dirti com'è veramente come persona. Però ci ha insegnato tanto, perché comunque è stato anche un ex calciatore e ci ha insegnato tanto soprattutto sul profilo umano. È un direttore comunque importante e mi ha fatto piacere comunque conoscerlo e ad averlo alla Juve. Lo spirito di squadra è molto importante e questa squadra ce l'ha come caratteristica, soprattutto la voglia, la cattiveria, perché comunque siamo, diciamo, una squadra amalgamata diciamo, da qualche mese, da un mese da questa parte, e quindi sapevamo tutti noi che la cosa più importante era comunque essere determinati subito, con essere cattivi, concentrati, e poi quello che veniva era tutto un di più. L'anno scorso adesso ho fatto il trequartista, però comunque mi piace anche essere un esterno, un 4-3-3, un 4-2-3-1. Posso fare entrambe le cose, diciamo, sinistra, destra, indifferente. E la cosa importante è segnare, essendo comunque un attaccante esterno, però se faccio l'assist è comunque importante. Sì, quest'anno credo che comunque sia un anno importante. E spero di dare personalmente una svolta alla mia carriera, essendo comunque ancora giovane, però non è una cosa che comunque mi martella, anzi, è comunque è una cosa per dare di più sempre, anche perché comunque essendo 94 ed ero anche fino a settembre comunque senza squadra, ho ancora più stimoli. La Juve è il settore giovanile importante che ti trasmette soprattutto una professionalità e ti insegna tanto sotto l'aspetto soprattutto tecnico. È importante uscire da comunque un settore giovanile come la Juve, perché ti dà cose che non ti danno comunque altri settori giovanili meno importanti. E poi la Juve, viene chiamata la signora appunto per questo. Non mi ispira a nessuno, mi piace comunque l'esterno che punta, che osa, Insigne, Mertens, questi giocatori così mi piacciono. Se devo dire Messi, Di Natale, per me sono fenomeni, però comunque durante la settimana cerco di vedere più video possibile per imparare, per vedere come si muovono, eccetera, e poi metterli in pratica, perché anche secondo me, oltre all'allenamento, c'è anche comunque un allenamento mentale, un allenamento comunque cercando di vedere i giocatori già affermati, giocatori importanti, per imparare qualcosa, perché sennò arrivare a quei livelli è difficile. La Paganese non la conosco come squadra, conosco due elementi come Kunzi e Carcione. Carcione ci ha giocato insieme l'anno scorso e con Kunzi a Ischia. Ci sono dei giocatori importanti, anche Caccavallo, è una squadra che so che fa un bel calcio, fa un 4-3-3 mi pare, è una squadra difficile da battere, e poi è una partita fuori casa, però penso che con questo spirito ci potremmo togliere belle soddisfazioni. Poi, se come dice il mister, se sono più forti, ci togliamo il cappello e gli facciamo un applauso.